Nikita Pelizzon sparita dai palinsesti Mediaset, la vuole dimenticare il GF VIP 2023. L'assenza dei finalisti del Grande Fratello VIP dei programmi Mediaset sarebbe il frutto di una precisa scelta editoriale della rete. Lo sostiene TV Blog, secondo cui Mediaset avrebbe deciso di dimenticare l'ultima edizione del GF VIP. Lo si era intuito quando Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato Mediaset, era intervenuto a gamba tesa rispetto alla linea adottata dalla trasmissione e dai suoi protagonisti, imponendo al programma un cambio di rotta, un'indicazione alla quale il programma si è adattato prontamente. Ma la decisione di limitare la popolarità di questa edizione del reality prosegue anche adesso che il programma è finito. Il clima intorno al programma di Alfonso Signorini è cambiato, si legge su TV Blog, che spiega quanto starebbe accadendo dietro le quinte della rete. Per questo non sorprende che, per esempio, la vincitrice del Grande Fratello VIP, Nikita Pelizzon, sia letteralmente sparita dai palinsesti di Mediaset. Spariti anche i restanti finalisti, che non hanno ottenuto alcuno spazio nelle trasmissioni della rete, così come le coppie formatesi nella casa. Che si tratti di una scelta precisa della rete lo dimostra anche il fatto che Verissimo, uno dei programmi di punta di Canale 5, condotto da Silvia Toffanin, compagna di Pier Silvio Berlusconi, non abbia avuto ospite nessuno dei protagonisti usciti dal reality nel corso degli ultimi mesi. L'ultimo a guadagnarsi uno spazio in trasmissione è stato Antonino Spinalbese. Nemmeno Mattino 5 e Pomeriggio 5 hanno concesso grosso spazio all'ultima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. I protagonisti del format stanno trovando spazio sui rispettivi social, per il momento. Però, nessuno tra loro avrebbe trovato spazio in TV.